E il capitano si vede quando senza vento e con le onde alte 6 metri riesce a portare comunque in porto la nave. Buona serata agli amici ascoltatori, questa sera abbiamo avuto veramente diverse vicissitudini, comunque i nostri ospiti sono qua in Malavida, questa sera ospiti ad Agoradio, Alessandro e Paolo sono poi i due componenti che questa sera fanno le veci un po' del gruppo. Esatto. Allora, una buonasera ad Alessandro, che ciao, così ciao, vogliamo ciao sentirlo parlare, e poi Paolo, buonasera a tutti, che invece è accompagnato dalla sua chitarra, quindi come vedrete poi dal video che metteremo in podcast sul nostro sito, si esibiranno anche attraverso le loro canzoni. E quindi io vorrei tentare di farveli conoscere per chi ovviamente non conosce i Malavida. Alessandro, vuoi raccontarci quando nascono i Malavida? Allora, ciao a tutti, innanzitutto Alessandro e Paolo, come abbiamo detto, i Malavida sono in quattro, vengono da Filottrano. Filottrano è il paese, per chi non lo sa, il paese appunto dei gang, che ha dato i natali a Marino e Sandro Severini dei gang. E diciamo che Filottrano è un paese che ha questa tradizione musicale, quindi forse anche perché gli apripista appunto sono stati i gang che hanno portato la musica nella mente di parecchie persone, insomma. Eh beh, certo, tra l'altro Marino è stato qua nostro ospite, quindi ci ha raccontato un po' la sua storia. Il fermento musicale. E la cosa che tra l'altro mi ha colpito di più, che è proprio che a Filottrano, questa cittadina, è veramente ricca di band, di musicisti, di cantanti, no? Quindi chiedevo a lui, così come a voi, come mai c'è questa tradizione, questo gene così musicale. Sarà così. Forse l'aria dei 270 metri di collina, forse. Sarà il vino. Il vino, anche le belle donne, anche perché la musica forse ti avvicina un po', no? Anche all'universo femminile, forse alla scena. Comunque no. Voi quindi quando vi siete formati? Allora, i Malavida nascono intorno alla fine del 96, inizi del 97. Diciamo che eravamo inizialmente, la formazione era diversa, c'era un altro chitarrista, ma comunque sia poi con la cosa si è evoluta. Niente, è nata perché tutti venivamo da un'esperienza musicale diversa, quindi ognuno di noi quattro suonava su un gruppo diverso. Poi niente, c'è stata la passione per la musica, la voglia insomma di fare qualcosa, di comunque dar voce anche alle idee, perché comunque sia al 90% venivamo da band che facevano cover, e quindi invece ci siamo un attimo avvicinati anche a sto discorso, sempre come dicevo prima anche grazie ai fratelli Severini, che ci hanno un attimo aperto gli occhi su quello che era tutto il movimento, la scena punk che era stata il 77 a Londra, che erano stati i Clash, che erano stati poi gli e tutto quanto quello che è venuto da lì. E niente, poi è iniziata a girare sta cosa in testa, facciamo un gruppo, poi in un locale in Spagna che appunto si chiamava Malavida, durante una vacanza è venuta sta idea a Pacianca, che è il nostro bassista, e dice ok, chiamiamoci Malavida e proviamo a fare qualcosa, vediamo quello che viene fuori insomma dal tutto. E niente, da lì è stato tutto un'escalation, diciamo, abbiamo iniziato con chitarre senza corde, con scordatissime ancora, quello ancora oggi spesso, però nel senso con una stanzetta dove suonare, c'era tanta voglia di starci, di esserci, di stare insieme, di provare a fare qualcosa, insomma. E quindi diciamo le vostre prime esibizioni, diciamo, in pubblico quando risalgono? Allora, le prime esibizioni iniziano appunto intorno al 97, diciamo che abbiamo provato a portare fuori un discorso anche oltre soltanto alle prove, insomma un discorso anche da fare qualcosa in pubblico. Poi comunque sia, tra diciamo una fortuna che possiamo appunto vantare di aver avuto è quella di conoscere molto bene Sandro e Marino di Gang, che loro comunque ci hanno aperto la strada e ci hanno chiamato a suonare con loro, per fare da spalla a loro, e quindi le prime esibizioni sono state nei locali della zona, abbiamo insomma colpito diversi locali. Dopo di lì niente, è iniziata a balenarci in testa quest'idea di vogliamo provare a fare qualche pezzo nostro, vogliamo provare a mettere in musica, in parole, quello che avevamo da dire. E nasce intorno, diciamo, l'idea approssimamente l'idea nasce nel 97, poi esce nel 99 il primo disco, che è appunto Malavida, che
solo per una questione di musicalità, è in inglese, diciamo, in inglese. Ah. C'è anche qualche sviluppo filotranese, insomma, però ecco, è un inglese e anche una canzone in spagnolo. E niente, sta cosa, anche perché forse venendo da un genere, nascendo da un genere come quello che era il punk, quindi l'inglese ci era sembrata la lingua perfetta. Beh certo, indubbiamente poi, come dire, l'abbinamento punk e lingua inglese credo che è come il calcio sui maccheroni. Esatto, no? Esatto, anche, forse anche meglio. Poi dopo, ecco, da lì è stata, dal primo disco, è iniziate le collaborazioni molto più intense con Marino e Sandro dei Gang, e da qui nasce il disco Mala Gang, appunto del 2007, che abbiamo scritto insieme le canzoni con Marino e Sandro, quindi ci sono 3 cover dei Gang, 3 canzoni nuove, Malavita, insomma, in italiano, ci siamo cimentati con l'italiano, e un tributo anche ai Clash, che comunque sì, erano i nostri maestri, i nostri padri ispiratori, quindi... E questo è Mala Gang. Poi, visto che stiamo in tema, adesso dovrebbe uscire, speriamo, non so... In primavera dovrebbe uscire il disco nuovo, che forse stasera, se riusciamo, faremo anche qualche pezzo del disco nuovo. Come no? Che però è tutto ancora in... il disco dovrebbe essere quasi pronto, quasi registrato, però è in sala parto per quanto riguarda ancora le canzoni, il nome, le copertine, insomma, stiamo lavorando a questo e speriamo... Io penso che questa stagione è nuova. Sarà tutto in italiano? Sì. Tranne una canzone in spagnolo? C'è una canzone in spagnolo, il resto sarà in italiano, saranno 17 pezzi, salvo circa imprevisti, salvo aggiunte o tagli finali, 17 pezzi in italiano e quindi... Penso che sarà un, per chi ci conosce, per chi ci ha visto suonare, perché comunque con i dischi che abbiamo fatto finora, comunque ci abbiamo avuto la fortuna di aprire diversi canali e suonare un po' in tutta Italia, dappertutto. Poi due settimane fa veniamo da Monaco, siamo stati in Germania. Sì. Insomma, è una bella esperienza e ci ha portato, oltre a bere parecchia birra, anche a conoscere persone, insomma, importanti per quello che dobbiamo fare. E quindi la vostra formazione adesso, visto che diciamo il mio contatto Gogu è questa sera assente, quindi vorrei anche salutarlo, visto che si è presa l'influenza, non so se A, B o C, l'avrà scelta tra un vasto assortimento. C'ha la febbre comunque, c'è la febbre. Questo è sicuro. Quindi oltre a Gogu, Alessandro e Paolo, chi c'è? C'è Jerry, o meglio dire il Brigante. Il Brigante di Filottrano. Il Brigante di Filottrano alla batteria, che stasera pure non c'è, aveva impegni. Un impegno, insomma, e non è potuto, insomma, essere qua. Senti Alessandro, sì. Allora, tanto per entrare proprio nel vivo della vostra musica, io direi di partire con il primo brano che voi avete scelto, quindi mi piacerebbe così ascoltarvi dal vivo e così far ascoltare anche dal vivo ai nostri ascoltatori, che tra l'altro potranno vedere il podcast video sul nostro sito dai prossimi giorni, quindi impegnatevi. E cosa ci fate ascoltare? Allora, il primo pezzo, facciamo un pezzo appunto del disco nuovo, che sarà compreso nel disco nuovo che uscirà, speriamo, a breve, e la canzone è Giustizia e Libertà, però anche qua il titolo è ancora, insomma, ci sono in fase embrionale, pareri, discordi, chi dice un titolo, chi dice un altro. Comunque è una canzone molto schietta, molto anche forse impegnata, perché parla di una tragedia che è successa in Italia, che secondo noi è una tragedia, insomma, e parla del G8 e di tutte le cose assurde. G8 di Genova, di tutte le cose assurde e orribili che sono successe dalla morte di Carlo Giuliani e tutto il resto, tutte le invasioni alla Diaz, eccetera. E questa è appunto Giustizia e Libertà. Benissimo, allora i Malavida da Goradio, Giustizia e Libertà. Facce conosciute d'una brutta storia, maledetto il giorno di qualche tempo fa. Lui era lì con la sua rabbia in corpo, nonostante la sua giovane età. Un film già visto sembra un'ovvietà. Feccia infiltrati e polizie a provocar, inizia le cariche, barbarie d'altra età. La belva è liberata, chi ci salverà? Scappa da lì, non ti fermare, scappa dal piombo che ti ucciderà. Scappa da lì, non ti voltare.
mare, la mattanza è iniziata e non si fermerà. Vergogna era il grido e giù a Manganella, la mattanza era iniziata e le TV a filmar. Nessuna vergogna, nessuna pietà, erano così sicuri della loro impunità. La legalità non è qui di casa, Bolzaneto a poco arriverà. E la notte cosa porterà? Di lì a poco la piazza arriverà. Scappa da lì, non ti voltare, scappa dal piombo che ti ucciderà. Scappa da lì, non ti fermare, la mattanza è iniziata e non si fermerà. Lotta dura sempre sarà, finché la verità a galla non verrà. Nessuna indulgenza, nessuna pietà, noi vogliamo giustizia e libertà. Lotta dura sempre sarà, finché la verità a galla non verrà. Nessuna indulgenza, nessuna pietà, noi vogliamo giustizia e libertà. Ritorniamo in diretta con Agora Radio FM, con Open Space. Questo è uno spazio che dedichiamo ogni sera a degli ospiti, sia musicali che ovviamente che culturali, o comunque nell'ambito di tutto quello che avviene nelle nostre cittadine, qua Osimo, Castelfidardo, Filottrano, Camerano, Loreto e chi ne ha più ne metta. Questa sera abbiamo una band di Filottrano, Ima La Vida, Alessandro e Paolo, che avete anche ascoltato con questo motivo, che farà parte, speriamo, dice Alessandro, di questo nuovo album che uscirà nella prossima stagione. E un testo, una canzone impegnata da un punto di vista così, sia musicale ma anche soprattutto di contenuti. E sì, questa fa parte un po' dello stile dei Malavida, o c'è qualche componente anche di spassosità, di divertimento nelle canzoni che fate? Cioè, il discorso, certo, io penso che la musica nasca... Se ti puoi avvicinare un po' al microfono, io grazie. Penso che la musica nasca sempre dalla volontà, insomma, di esprimere un'opinione, un parere, insomma, o di far sentire quello che vuoi, quello che c'hai dentro, magari. Certo. Logicamente noi in questi pezzi ci mettiamo anche un'idea che ci abbiamo, ma non è uno slogan politico, è un'idea che comunque io penso che qualsiasi italiano o qualsiasi cittadino del mondo che conosce la storia, su quello che è successo al G8 non può rimanere fermo e dire a me non mi importa. Cioè, è una storia, penso che dovrebbe far aprire la mente di molte persone. E anche come anticipazione, anche il pezzo che faremo dopo, insomma, parla di un'altra storia molto simile per ingiustizia, non perché è una cosa completamente diversa, un argomento completamente diverso, però è un'ingiustizia anche questa. Quindi il filo conduttore un po' delle vostre canzoni un po' sta in questo, cioè rilevare quelle che sono le ingiustizie o i casi eclatanti del mondo, sia diciamo da un punto di vista sociale che politico, no? Quindi sì, sicuramente. Non parlerete mai, insomma, di storie d'amore o di... marginalmente capiterà Paolo. Ma sai, queste sono fasi di trasformazione, di maturazione, no comunque mai dire mai. Poi voglio dire, non è che il punk, che poi noi, ripeto, veniamo dal punk, veniamo dal rock, comunque sia questo disco nuovo sarà un disco che comprenderà tantissimi generi, insomma. Comunque il filo conduttore è sempre il rock, però ci sarà il reggae, ci sarà un rock and roll, ci sarà diversi generi, insomma, su questo disco no. L'importante è comunque capire che quello che noi
ci abbiamo da dire con questo disco non è, prima una volta uno diceva facciamo una canzone di protesta, adesso basta aprire la finestra, t'affacci con un foglio in mano, scrivi, e purtroppo da scrivere c'è tantissimo di, questo, di fonte di ispirazione ce esatto, ne sono, esatto, non è una canzone di protesta, è una canzone forse che fa vedere uno spaccato di quello che forse noi vogliamo vedere secondo noi, che è quello che è, oppure ecco, di quello che vorreste rilevare agli occhi e alle orecchie delle persone che in qualche maniera esatto. Debbono essere sollecitate a volte anche con queste modalità, perché la canzone, per quanto ho capito insomma per voi ma anche per tanti altri gruppi, è un po' una maniera di trasmettere, esatto. Di arrivare un mezzo per arrivare poi ecco il disco in sé per sé, cioè suonare in studio, noi Malavita siamo un gruppo che suoniamo comunque, che la musica la facciamo dal vivo. Dal vivo, vi piace il contatto. Il contatto, quindi con le persone, il movimento, cioè trasmettere e assorbire anche l'energia di chi ci sta a sentire, di chi si muove, di chi comunque viene lì dicendo vado a sentire Malavita ma vado anche a vederli. Eh beh, certo, non perché siamo belli, non per quello, però perché comunque è un discorso anche di stare sul palco e di far vedere un certo tipo insomma di discorso. Ecco. Per quanto riguarda quindi questo aspetto delle manifestazioni, dicevamo poco fa che ci sono come ogni anno, no, degli appuntamenti ormai fissi che vengono scanditi proprio a Filottrano, quindi esatto. Se vogliamo anche così ricordarli, visto che magari ci sarà anche altra occasione per ricordarlo, però è un progetto in cui già si sta lavorando, no? E quindi è giusto magari farlo sapere allora, un po' ai nostri ascoltatori. Volevo dire insomma innanzitutto che noi come Malavita comunque sia supportiamo in tutto al 100%, anche perché insomma c'è gente che lavora 365 giorni all'anno su questo progetto, che è Filottrano City Rockers, che è un'associazione, Paolo aiutami, un'associazione no profit di ragazzi filottranesi, esatto, e tra le tante iniziative insomma che questa associazione si è prefissa e che comunque sta portando avanti c'è il festival antirazzista che c'è tutti gli anni a Filottrano, o per meglio Cantalumbo, che è una frazione di Filottrano, sì. E un festival che dura 3 giorni. In questo festival, il venerdì, sabato e domenica, generalmente l'ultima domenica di giugno dovrebbe, quest'anno è stato il 24 se non sbaglio, e comunque sia in questo festival suonano circa 40 gruppi e tutto gratuito logicamente per chi viene, e quest'anno c'è stato di Modena City Rem, oltre Modena City Rem ci sono stati i Gang, ma ci sono stati tantissimi altri gruppi, quindi è stata una bellissima festa comunque, che si chiama appunto Festival Antirazzista perché tra gli obiettivi c'ha proprio quello. Quello di sensibilizzare, capito? Sull'aggregazione, sulla cosa dell'integrazione insomma degli stranieri in Italia, perché spesso sono anche messi da parte, sono anche insomma discriminati, sfruttati. Ecco, e su sta festa tutti gli anni, oltre a della bella musica, c'è anche il modo, il momento per poter gustare dei piatti tipici etnici, ci sono delle mostre, dei film, delle proiezioni, insomma è una bella cosa. Quindi a giugno ricordatevi del 2010 a Filottrano, o a Cantalupo, che sta a 3 chilometri, c'è una frazione Cantalupo appunto, e c'è un'area che si chiama Area Parco Verde di Cantalupo, e c'è sta festa tutta gratuita. L'anno scorso ci sono state, non so, in 3 giorni 45 gruppi, 50 gruppi, no, dicevo a livello di quanto persone. Di affluenza, dici? Cioè migliaia. Io adesso non so i numeri, ma dopo quest'anno c'è stato anche il tempo insomma che non c'è stato vicino, non è stato clemente, perché ha piovuto. Comunque domenica sera era il pienone proprio assoluto quando sono andato in Modena e insieme con i Gang. Comunque una bella festa, veniteci. Dopo, visto che ci saranno dei mesi qui in avanti, avremo modo magari di pubblicizzarla, esatto. Magari a tempo debito. Comunque per questo, scusa se te prego. Per questo appunto io volevo dire che per qualsiasi informazione c'è il sito, è www.filottranocityrockers.it. Ecco, bene, questo è bene darlo come riferimento. Trovate tutto, ci sono tutti gli appuntamenti, perché oltre al festival ci sono anche altri appuntamenti, sempre con iniziative che vanno autofinanziate, cioè capiamoci, non c'è nulla di soldi che ci vengono dati. Da sponsor. Esatto, è tutto autofinanziato, tutto il ricavato va ad autofinanziare le manifestazioni future, quindi
è una cosa bella. Bene, senti Alessandro, allora è venuto il momento anche di proporre la seconda esibizione dei Malavida questa sera, ospiti qua ad Agoradio. Qual è la prossima canzone? Allora, che titolo ha intanto? Allora, il titolo provvisorio, che spero che sarà anche quello definitivo forse, è 60 anni. 60 anni è una canzone che parla, cioè che racconta, è una storia abbastanza vergognosa, una storia che secondo me al momento che è uscita fuori molte persone si sono dovute vergognare, credo anche oggi ancora continuano. Comunque, durante i rastrellamenti dei nazisti, dei fascisti, sono stati compiuti, ma non solo lì, comunque sia durante tutto il periodo della guerra, sono stati compiuti degli eccidi incredibili contro persone anche inermi, insomma, contro certo. Civili, bambini, donne. Da tutto questo, alla fine della guerra, sembrava che nessuno fosse stato colpevole. Nessuno era colpevole perché non c'era nulla, nessuno sapeva come, chi era, chi è stato, chi è andato lì, chi ha fatto questo, non è vero, è vero. E a un certo punto, un bel giorno, in un archivio statale, è stato trovato un armadio girato con le ante verso il muro. Il muro. E poi c'è stata anche fatta una trasmissione una sera, non mi ricordo, ecco, su Rai 3. E comunque sia, in questo armadio ci stavano i registri con i nomi di tutti quelli che avevano fatto gli eccidi, che avevano ucciso, e è stato nascosto per 60 anni a tutti. E questa è una cosa vergognosa, e questa è 60 anni. Eccoli qua, i Malavida. Sessant'anni sono passati, i fascisti da qui non se ne sono mai andati. Una storia ce lo ricorda, storia dell'armadio, della vergogna. I nostri padri si sono sbagliati, si sono fidati di cuori ingrati, e per un patto sempre taciuto, nessuno ha pagato per quelle stragi. Vogliono riscrivere la nostra storia, così che chi non ha memoria possa dire di quel che è stato vittime e carnefici lo stesso reato. E cognomi degli assassini erano scritti in quegli archivi, ma questo a nessuno sembra interessi. Troppi anni, anni persi, ed ora i nipoti di quell'idea assassina riabilitano camicie nere e repubblichini. Nessuno scandalo, nessuna vergogna, viviamo nel paese della menzogna. Vogliono riscrivere la nostra storia, così che chi non ha memoria possa dire di quel che è stato vittime e carnefici lo stesso reato. Fare i conti con il passato, per anni ed anni sempre taciuto, nessuna giustizia per i caduti, mentre i figli piangono ancora per i loro padri. 60 anni sono passati invano, la rabbia riempie i nostri cuori. Una storia ce lo ricorda, storia dell'armadio, della vergogna. Vogliono riscrivere la nostra storia, così che chi non ha memoria possa dire di quel che è stato vittime e
carnefici lo stesso reato. Vogliono riscrivere la nostra storia, così che chi non ha memoria possa dire di quel che è stato. Vittime e carnefici lo stesso reato. E abbiamo ascoltato quindi la seconda esibizione dei Malavida, che sono stati ospiti questa sera qua ad Agoradio. Prima di salutarvi, ecco, volevo innanzitutto ringraziarvi della vostra collaborazione, della vostra partecipazione, e appunto, se, come mi dicevi Alessandro, volevi ricordare alcune cose, ti lascio il microfono, dai. Innanzitutto grazie a voi dell'ospitalità e dell'opportunità, insomma, di essere qua, che comunque sia una bella cosa per dar spazio anche a chi forse troppo spesso non ce l'ha. Niente, volevamo ricordarvi il sito dei Malavida per qualsiasi informazione, che è appunto www.malavida.it, il sito dei Filotrans di Rockers, abbiamo detto prima, filotransdirockers.it, dove potete trovare tutte le notizie riguardo ai concerti, alle iniziative, a tutto quello, insomma, il disco nuovo che uscirà, quindi a giorni troveremo il video, insomma, che stiamo registrando adesso, sicuramente. Certo, ve lo consegneremo. E quindi vi aspettiamo, grazie mille. Grazie a voi, grazie Paolo, grazie Alessandro, i Malavida, e potete rivederli quindi questa settimana sul sito di www.agoradio.it. Grazie e buona serata a tutti. Ciao. Buonasera. Ciao.